Sé que no estoy sola, me puedes oír. Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir. Match interessante quello che sta per andare in scena qui al Parco dei Principi. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente dal mio compagno di avventura Stefano Nava, pronti a commentare una sfida ricca di spunti di interesse. Non dovrebbero mancare le emozioni oggi a giudicare dalle formazioni in campo. Spesso le amichevoli si rivelano più spettacolari e ricche di gol rispetto alle partite ufficiali. Magari sarà anche così oggi, io lo spero vivamente. De Luca. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Messi. Bravo qui a smarcarsi. Allontana la minaccia. Possono passare in vantaggio e il portiere dice di no. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Ha spazio davanti a sé. Messi. Non può fallire, attenzione, grande intervento del portiere. Sarà corner a disposizione. Intervento a liberare, ci sarà il tiro della bandierina. Occhio al tocco in mezzo. Colpo di testa che non c'entra la porta, peccato, l'intenzione era buona. L'esecuzione decisamente meno. Da lì doveva inquadrare la porta. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Cerca il sostegno dei compagni. Posizione ideale. De Luca. C'è un'ottima rete di passaggi. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Possesso palla per gli avversari. Da lì può crossare. Messi. Recupera il pallone sulla fascia. Altro possesso perso. Palla molto interessante. Palla ancora in gioco, pericolo. E ci arriva e salva la porta. Incredibile, avevo già gridato al gol. Si è immolato sulla linea di porta evitando il peggio e salvando il risultato. Messi. Gran palla. Occhio alla palla gol. Posizione buona per il cross. Attenzione, pericolo. Uscita coraggiosa del portiere che qui ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Un intervento decisivo ha evitato un gol sicuro. Si ripartirà con un calcio di punizione. Solo un richiamo verbale lo perdona questa volta. E l'arbitro ha deciso di concedergli un'altra occasione.
sceglie il tocco corto. Chance importante della bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. Senti i tifosi, fremono! Potrebbe essere l'occasione giusta per portarsi in vantaggio. Cross verso il centro dell'area. Ci mette i pugni e allontana. Matisse. Buona rete di passaggi. Può portarsi in vantaggio. Ci riprova. Possesso palla prolungato. Non riescono a tenerla. Occhio al pallone filtrante. Pallone in profondità. L'ha messa dentro con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Messi. Palla lunga per il compagno. Legge bene la traiettoria qui. De Luca. Recupera palla con un contrasto deciso, ma corretto. Continua ad avanzare. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Possibilità di contropiede. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Pallone profondo, pericoloso. Difesa molto attenta. Buono l'anticipo del difensore. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Non c'è molto da dire. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Regalano palla agli avversari. Protegge il pallone con il corpo. Prova a cambiare gioco. Ottimo il tiki-taka qui. Che tuffo del portiere! Corner corto. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Occasione della bandierina. Palla messa in mezzo. Manovra gestita male. Spazzano senza problemi. Tocco orizzontale. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Allarga il gioco sugli esterni.
la sventagliata a cambiare gioco. Attenta qui la difesa su un cross che poteva diventare pericoloso. Tiro curato. Ha campo a disposizione. Ottima lettura difensiva. Apprezzabile questo pallone. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Occhio al contrasto. Guadagna metri verso l'area. Ottimo recupero del pallone. Ci pensa lui a spazzare via. Si fa saltare facilmente. E sarà ancora angolo. Corner battuto in mezzo. Grande recupero in area. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Buon possesso di palla. Merci. Recupera palla grazie a un buon tackle. Controllano molto bene il possesso del pallone. Intervento duro ma corretto. Occhio al contropiede. Gran palla qui per il compagno. Ferma l'avversario con questa entrata e concede il calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Pallone che è uscito, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo. Guadagna metri. Buon possesso palla, caccia di spazi. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Cross in mezzo. La conclusione al volo. Palla respinta dal difensore. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Hanno interrotto bene la circolazione di palla recuperando il pallone per la difesa. Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Si continua. C'è il vantaggio. Manca poco al termine della gara, partita non è ancora chiusa, vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Se l'è bevuto, prova col tocco lassù, salva tutto sulla linea. Mamma mia, l'avevo già vista dentro, Pier, decisivo quel guizzo. Si accentra, attenzione. Occhio a questo lancio.
Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Se segnano qui possono chiuderla definitivamente, visto quanto manca da giocare. Manca sempre meno al termine del match, ritmo che è molto calato, complice soprattutto l'atteggiamento della formazione ospite, che vuole portare a casa questo risultato. Perdere tempo. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita, attenzione! Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Colpisce la traversa, non è finita! Era più facile metterla che sbagliare, da lì è incredibile ma vero, ha commesso l'errore. Che dire, mamma mia, ha gettato al vento un'occasione d'oro. Difficile che ne ricapitino altre così. Vogliono sfruttare questa opportunità per chiudere la gara. C'è il tocco corto. Occhio alla conclusione. Respinta col corpo. Ottimo intervento. Gara che va in archivio con la sconfitta della formazione di casa. Un KO pesante. Dura da accettare una sconfitta così. Con un solo gol di scarto e dopo una partita viaggiata a lungo sui binari dell'equilibrio. Probabilmente sarebbe stato più giusto un pareggio.